Allora, buona mattina e buona domenica a tutti. Mi fa piacere che abbiate approfittato della visita del Papa a Cuba per venire a sentire parlare di Europa oggi. Visto che a Roma non c'era nient'altro da fare, vi ringrazio, anche perché il tema è importante. Come è importante questo convegno che permette di parlare di Europa a chi è qui presente, a chi ci ascolta in streaming e a chi ci guarda su Rai News, un convegno organizzato da EU News appunto sull'Europa, come governare l'Europa. Questo dibattito è sull'immigrazione. L'immigrazione, come vedete stamattina, è ancora nelle prime pagine dei giornali che contano. C'è questa foto di un bambino davanti alla polizia, un'altra foto simbolo. Forse scopriremo che è soltanto l'idea di un bravo fotografo e scaltro, ma senza dubbio come immagine, un'immagine che ancora ci tocca molto. La migrazione è un incubo che sta diventando realtà, è un dramma che è diventato cronaca. Oramai è una realtà con la quale non possiamo fare a meno di misurarci, è una realtà che ci impone di dare delle risposte. Abbiamo dei panelisti, come si dice, o dei partecipanti a questo dibattito che probabilmente ci aiuteranno a capire e forse ci daranno anche delle risposte. Però prima di entrare nel vivo del dibattito io vorrei chiedere a Gabriele Eminente, che è il direttore generale di Medici Senza Frontiere, di dare un po' il tono alla giornata e di introdurre il dibattito. Grazie molto. Grazie a te, grazie a voi che siete qua oggi a sentire e grazie alle persone che ci stanno seguendo in streaming. Marco Zatterin mostrava per l'appunto la prima pagina della Stampa che oggi ancora una volta porta notizie importanti rispetto al fenomeno che stiamo vivendo, il fenomeno migratorio. Nella giornata di ieri, come forse avrete letto, sono state salvate nel Mediterraneo circa 4.350 persone. Un numero molto molto alto. Di queste, penso sia importante ricordarlo, mi fa piacere ricordarlo che circa 1.600 sono state salvate dalle navi che Medici Senza Frontiere ha dislocato in mare da circa 4 mesi, 5 mesi per attività di ricerca e soccorso per l'appunto. I giornali però ci raccontano anche un'altra storia, una storia di una bambina di 5 anni, siriana, che purtroppo ha perso la vita insieme ad altri, nel tentativo di raggiungere l'Europa, nel tratto di mare che intercorre fra le coste turche e le isole del Dodecaneso. È l'ennesima vittima di cui purtroppo rischiamo tutti quanti presto di dimenticarci. E invece è importante cercare di mantenere viva la memoria su queste storie. Ed è per questa ragione che volevo introdurre e cominciare questo intervento anche raccontandovi due altre storie. Anche queste hanno a che fare con bambini o comunque con minori. Una risale a poco meno di un mese fa, era il mese di agosto, e una delle tre navi che citavo prima, la nave Dignity, intercettò quel giorno un gommone con circa 300 persone a bordo. In quel gommone c'era anche un ragazzo che si chiamava Ulet, un ragazzo poco più che un bambino, un ragazzo somalo di una quindicina d'anni, forse meno, e ci siamo subito accorti nel momento in cui è stato accolto a bordo della Dignity che le sue condizioni fisiche erano molto gravi, perché aveva subito terribili violenze, torture molto molto gravi durante la sua permanenza in Libia. Ci siamo subito presi cura di lui e aveva anche risposto bene alle cure nelle prime ore, ma poi purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo cuore non ha retto agli effetti postumi delle torture che aveva subito in Libia, ma anche alle fatiche del viaggio che aveva intrapreso. La seconda storia è un po' meno drammatica, ma se vogliamo non meno emblematica di quella che è la situazione che stiamo vivendo, in particolare di come alcune scelte politiche influenzino, abbiano un impatto sulla vita di donne, uomini e bambini. Ed è una storia che invece risale all'inizio di quest'estate. Io in quei giorni ero a Pozzallo, Medici Senza Frontiere co-gestisce l'ambulatorio all'interno del centro di prima accoglienza di Pozzallo. E in quei giorni come dicevo, appunto inizio estate, faceva già molto caldo. La popolazione, gli ospiti, diciamo così, del centro di accoglienza di Pozzallo vivevano due situazioni diverse, si potevano dividere in due. Da un lato c'erano profughi
che avevano deciso di dare la propria impronta digitale e per questa ragione godevano di una certa libertà di movimento all'interno del centro e anche immediatamente fuori il centro. Dall'altro c'erano poco più di una trentina di persone, tutte quante venivano dall'Eritrea, e loro invece avevano deciso di non dare la propria impronta perché evidentemente consapevoli di quello che comporta l'identificazione alla luce del regolamento di Dublino in vigore. Queste 30 persone erano chiuse in uno stanzone all'interno del centro, uno stanzone molto caldo, si respirava poco e male, sdraiati per terra, in terra ci sono dei materassi molto sporchi, e tra di loro c'erano 3-4 ragazze, e una di queste ragazze aveva con sé una bimbetta, avrà avuto un po' meno di 2 mesi, che si chiama Celestine. Questa piccola Celestine, una bellissima bambina, molto vitale, purtroppo però aveva la scabbia, che come sappiamo bene tutti quanti è una patologia molto semplice, direi banale da curare. Però non è esattamente così banale se hai meno di 2 mesi e se sei in uno stanzone insieme ad altre 35 persone che probabilmente hanno anche loro la scabbia, buttata su dei divani sporchi. Dei materassi sporchi. Se vogliamo, la scabbia di Celestine era una conseguenza diretta o indiretta del regolamento di Dublino. Ecco, queste due storie, questi due esempi ci aiutano a mettere a fuoco un paio di punti che per noi di Medici Senza Frontiere sono centrali. Il primo punto è che innanzitutto parliamo di una crisi di rifugiati. Le ultime stime, gli ultimi dati delle Nazioni Unite parlano di circa 411.000 persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa attraverso il Mar Mediterraneo. Di queste, 3 su 4, quindi ben più di 300.000, provengono dalla Siria o dall'Afghanistan o dall'Eritrea. 411.000 è un numero che può sembrare alto, può sembrare importante, forse lo è, ma non lo è in prospettiva, in proporzione, non lo è certamente se lo rapportiamo a un altro numero che le Nazioni Unite hanno reso pubblico qualche mese fa, ovvero la stima che parla di circa 60 milioni di migranti forzati, questo è il termine che viene usato, che hanno dovuto lasciare per l'appunto a causa di guerre, a causa di crisi umanitarie, a causa di regimi dittatoriali, la propria casa, la propria famiglia, hanno dovuto lasciare tutto. E 411.000 persone non è neanche un numero così elevato se lo rapportiamo alla popolazione europea, perché è circa lo 0,1% se abbiamo fatto bene il calcolo. I numeri aiutano a interpretare questi fenomeni, certamente, ma bisogna anche stare molto attenti, ed è un qualche cosa che i Medici Senza Frontiere cerchiamo di fare ogni giorno, bisogna stare molto attenti a non farsi prendere dalla logica della cifra, la logica del numero. E a noi pare che il dibattito a livello europeo è stato molto incentrato in questi mesi attorno a questo, no? La negoziazione delle quote, 20.000, 40.000, 120.000 e così via. Noi queste persone le vediamo, le persone che intraprendono questo percorso migratorio, le vediamo nella gran parte dei loro paesi d'origine dove abbiamo dei progetti, le vediamo nel loro percorso migratorio. Siamo presenti in questo momento con un sistema di cliniche mobili nelle isole del Dodecaneso, ne vediamo il percorso lungo i Balcani, siamo ad Atene, siamo nel confine con l'ex Macedonia e poi in Serbia e ancora al confine con l'Ungheria. Siamo ovviamente nei sistemi di prima accoglienza e di seconda accoglienza, parlavo prima di Pozzallo, abbiamo anche altri progetti qui in Italia, e siamo, come accennavo, operativi con 3 navi in operazione di ricerca e soccorso in mare. Ogni volta che entriamo in contatto con una di queste persone cerchiamo di non perdere di vista la singola persona, cerchiamo di mettere a fuoco la storia di quella persona, e quello di cui ci accorgiamo ogni giorno, certamente non è una sorpresa, ma è importante riviverlo ogni volta, e quanto sia forte il fattore di spinta, quindi il push factor, non il pull factor, che ha mosso queste persone nel loro percorso migratorio. Di questo fattore di spinta, di questa disperazione che spinge per l'appunto numeri così imponenti di persone a lasciare la propria casa, a lasciare il proprio paese, abbiamo voluto parlare anche
ai capi di governo e di Stato europei lunedì scorso, in occasione alla vigilia dell'incontro dei ministri degli interni, che poi, come sappiamo bene, non ha sortito grandi risultati se non, come dire, la voglia di incontrarsi di nuovo, cosa che dovrebbe accadere questa settimana a un livello diverso. Abbiamo scritto appunto una lettera che abbiamo reso pubblica, una lettera aperta che abbiamo pubblicato sul Corriere della Sera qui in Italia, e abbiamo consegnato questa lettera fisicamente alla Presidenza del Consiglio insieme a un life jacket, a un giubbotto di salvataggio, uno dei tantissimi che vediamo buttati in mare o comunque con cui arrivano a bordo delle nostre navi migranti. Sono giubbotti quasi sempre di pessima qualità, quindi che servono a ben poco. Quello che è molto forte vedere è che su questi giubbotti molto spesso c'è scritto un nome, spesso c'è un verso di una preghiera, qualche parola di... ma altrettanto spesso c'è un numero di telefono, che è il numero di telefono che queste persone chiedono di chiamare per eventualmente dare una cattiva notizia nel caso che non ce la facessero. Questo ci conferma il fatto di aver consegnato il giubbotto di salvataggio ai capi di governo, in qualche modo voleva amplificare il nostro messaggio, ci conferma quanto queste persone siano consapevoli dei rischi che vengono corsi intraprendendo un percorso di questo genere, in particolare che vengono corsi nell'ultima tratta, quella del Mar Mediterraneo. E quindi torno una volta ancora a sottolineare quanto appunto sia forte la spinta, e quanto una spinta di questo genere, come dire, gli farà cercare comunque di raggiungere una vita migliore, la salvezza, rispetto a pur di lasciare quello che per l'appunto si lasciano alle loro spalle. Questa lettera ai capi di governo, ai capi di Stato europei, abbiamo anche in qualche modo ribadito quelle che sono le nostre osservazioni rispetto alla situazione attuale, rispetto al vicolo cieco in cui l'Europa si è cacciata. È un vicolo cieco i cui effetti, i cui risultati abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi. Citavamo appunto prima la tragedia della piccola bambina, ed è forse quasi, direi, non voglio sembrare stucchevole, ma insomma ricordare ancora una volta l'effetto che ha fatto in tutti noi vedere la foto del bimbo Aylan sulla spiaggia di Bodrum, o ancora l'immagine dei 71 cadaveri, corpi nel tir ai margini di una strada austriaca, di un'autostrada in Austria. Ma forse se c'è un emblema che è ancora più qualche cosa che è ancora più emblematico, che dipinge plasticamente, direi, il vicolo cieco, la sconfitta finora dell'Europa, di noi stessi, è il fatto di erigere nuovi muri, è il fatto di tirare di nuovo, di stendere di nuovo lunghe barriere di filo spinato come quelle che, come i 41 chilometri che il governo ungherese sta tirando lungo la propria frontiera. A nostro avviso è esattamente questo il punto centrale. Se si resta nella logica di alzare barriere sia all'entrata, al momento dell'entrata in Europa, che all'interno degli Stati europei, non ne usciremo mai. Occorre un cambio di prospettiva, occorre un cambio di paradigma a 180 gradi. Occorre innanzitutto fare in modo che l'Europa predisponga vie legali e sicure di accesso a coloro che fuggono dalle situazioni di cui parlavamo prima. E comunque a chiunque si affaccia alle nostre frontiere spinto da, per l'appunto, una spinta così forte. Noi siamo un'organizzazione medico-umanitaria e quindi non spetta a Medici Senza Frontiere andare a dettare ricette, regole, suggerimenti su quali possano essere queste vie legali e sicure. Ci sentiamo però di dire qualche cosa che, più che provocatorio, può forse sembrare naif, può sembrare ingenuo, ovvero ci chiediamo se immaginare un sistema tale per cui queste persone siano messe nella condizione di chiedere una forma di protezione in Europa, raggiungendo l'Europa attraverso canali normali, con un aereo, con un treno, con una nave, tratte commerciali, normali collegamenti, se questo non sia un qualche cosa che immediatamente farebbe cessare indicibili sofferenze vissute nei deserti, nei centri di detenzione
in paesi di transito come in Libia, in mare evidentemente. Se in questa maniera non metteremo in ginocchio in un attimo coloro che sfruttano in maniera criminale, facendo diventare questo fenomeno, traducendo questo fenomeno appunto in un business, se in questo modo, in altre parole, il problema non potrebbe essere risolto. Ripeto, più che una provocazione, mi rendo conto, è un appunto un po' naif, un po' ingenuo, ma che ci sentiamo di fare. Fin quando però vie legali e sicure non saranno disponibili, bisogna guardare alla realtà. La realtà dei fatti è quella, diciamo, all'inizio, 4.340 e rotte persone salvate nel canale di Sicilia nella sola giornata di ieri. È difficile quest'anno fare previsioni sulle tendenze. Soltanto qualche giorno fa si faceva notare che, ad esempio, i numeri sono leggermente inferiori per quanto riguarda l'Italia rispetto alle persone che hanno avuto accesso al nostro paese se confrontate con l'anno scorso. D'altro canto sono decisamente superiori se si vede al caso della Grecia. Però invece la giornata di ieri forse ci fa ragionare in termini un po' diversi. Qualunque sia la tendenza, la nostra preoccupazione è che, differentemente da quello che è successo in passato, nei mesi a venire, ci avviamo ovviamente verso l'inverno, ci avviamo verso i mesi freddi, si possa verificare una situazione dove non si interrompa completamente questo tipo di flusso. Probabilmente sarà minore il numero delle persone che intraprenderanno la rotta mediterranea, ma qualcuno ci sarà. Probabilmente qualcuno ci sarà che tenterà appunto l'approdo nelle isole greche. E quindi dispiace che oggi non ci sia un rappresentante di Frontex, era prevista la presenza del direttore Leggeri, perché saremmo stati contenti di sentire da lui, siamo stati molto interessati di sentire da lui quali sono le previsioni che Frontex fa rispetto alle risorse che saranno messe in campo, che saranno disponibili nei mesi invernali. Non vorremmo che ci si proiettasse in una situazione che è stata vissuta diversi anni fa, perché già l'anno scorso comunque durante l'inverno i flussi non si sono quasi mai completamente interrotti, e magari ci trovassimo impreparati a gestire persone che affrontano un momento ancora più difficile, affrontano questo percorso in un periodo ancora più difficile. Parlavamo di vie legali e sicure per accedere all'Europa, per superare, come dire, la prima barriera, per aggirare i primi muri di accesso, ma a nostro avviso è molto importante che passaggi sicuri vengano garantiti anche all'interno dell'Europa. Noi pensiamo, e l'abbiamo scritto ai capi di governo, che occorra favorire una distribuzione dei rifugiati all'interno dei vari paesi che compongono l'Unione Europea, che sia funzionale, che consenta condizioni di accoglienza e condizioni di integrazione che siano dignitose. Occorre evidentemente, a questo proposito, anche che gli Stati membri vadano incontro, assecondino quelli che sono i programmi di ricollocazione che sono in discussione. Evidentemente ci auspichiamo che vengano definiti in maniera ancora più ambiziosa e che venga tutto questo fatto presto. Auspichiamo anche che si guardi veramente all'obiettivo di avere un sistema comune dal punto di vista della gestione dell'asilo, che garantisca a tutti l'accesso a procedure che siano armonizzate e a standard di accoglienza che siano parificati fra i vari paesi. Soprattutto pensiamo che nella situazione attuale sia del tutto superato, anacronistico, rimanere all'interno di un sistema che preveda che i paesi di accesso, tipicamente in questo momento Grecia e Italia, siano quelli che si devono far carico di coloro che arrivano. E quindi occorre presto un ripensamento, una ridiscussione del regolamento di Dublino. Volevo dedicare un ultimo punto, e vado a concludere, alla situazione del nostro paese. Dispiace che non ci sia ancora il ministro Alfano, saremmo stati contenti di poter indirizzare queste osservazioni direttamente a lui. Medici Senza Frontiere lavora in Italia in particolare nell'accoglienza formale e informale da più di 12 anni, ormai da anche più di 13 anni in effetti. E quindi chi segue un po' il nostro lavoro sa bene che nel corso del tempo siamo stati anche spesso molto critici rispetto alle carenze del nostro sistema. Di contro, con altrettanta obiettività, riconosciamo che negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi avanti, anche se evidentemente il sistema non è ancora perfetto. Questi passi avanti li
vediamo anche e soprattutto, direi, nel momento in cui confrontiamo la situazione del nostro paese con altre situazioni, penso ad esempio a quella della Grecia, che è del tutto intollerabile. Dicevo però, ancora c'è qualche cosa che non funziona nel sistema di accoglienza italiano, c'è qualche cosa che non funziona a nostro avviso innanzitutto da un punto di vista di approccio, dal punto di vista, come dire, di filosofia di fondo. Ci pare chiaro che è un sistema ancora imperniato su un approccio emergenziale. Si fa molto spesso ancora, dopo anni e anni, leva sulla capacità di reazione, spesso straordinaria, delle strutture preposte, così come anche della rete del volontariato che lavora attorno a questi temi, che ha avuto e ha un ruolo molto molto importante. Ecco, restare legati a un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno che è chiaramente strutturale, non lo dice MSF, lo dice qualunque analista e lo dicono anche, come dire, governi autorevoli, è evidentemente un controsenso. Un controsenso che comporta effetti che ci sentiamo di dover denunciare ancora. L'effetto di un approccio emergenziale molto spesso, ad esempio, è quello di avere centri, soprattutto di prima accoglienza, sovraffollati, e quello di avere ancora oggi processi di registrazione e accesso alle procedure farraginosi, lenti, inefficaci, e quello di avere strumenti di integrazione sociale per i tutelari di protezione internazionale altrettanto efficaci. Soprattutto, a nostro avviso, l'approccio emergenziale, e questo lo vediamo come associazione medico-umanitaria, si traduce spesso in servizi che sono servizi di accoglienza che sono inadeguati, e mi riferisco soprattutto ai servizi per le categorie più vulnerabili, per i minori non accompagnati, per le donne, per coloro che hanno subito gravissimi traumi, all'interno di questa categoria in particolare per le vittime di tortura. In conclusione, quindi, quello che abbiamo voluto esprimere ai capi di governo, ai capi di Stato europei, è che è necessario, è indispensabile, è urgente un colpo d'ala, un cambiamento, come dire, di prospettiva radicale rispetto alle politiche di chiusura, alle politiche di, appunto, della fortezza Europa che abbiamo visto sviluppare negli anni passati e che vediamo affrontati con troppa timidezza fino a questo momento. Lo dobbiamo fare perché è indispensabile, a nostro avviso, se vogliamo rimanere fedeli ai principi costitutivi dell'Europa, e quindi lo dobbiamo fare, se vogliamo, per noi stessi, per i nostri figli, lo dobbiamo fare per i futuri europei, come la piccola Celestine, che speriamo abbia risolto il suo problema con la scabbia, e pensiamo che dobbiamo farlo anche per tutte le persone, tutti i bambini come Ulet che non ce l'hanno fatta. Grazie della vostra attenzione. E allora, dall'intervento di Gabriele Minente abbiamo visto come il dramma diventa cronaca tutti quanti i giorni e quali sono i problemi che andrebbero affrontati. L'Europa in questi anni, ma soprattutto l'Europa dei governi, più che l'Europa delle istituzioni, ha mostrato una pericolosissima combinazione di cecità e amnesia. Perché quello che sta succedendo adesso era chiaro che sarebbe successo. Qualunque persona di buon senso, attenta e con una coscienza, 2 anni fa, 3 anni fa, sarebbe stato perfettamente in grado di prevedere che questo flusso ci sarebbe stato. Era inevitabile per la crisi della Siria, e il conflitto terribile che si combatte laggiù, e poi la situazione nel Corno d'Africa, nell'Africa centrale, la Libia a porta aperta del Mediterraneo e tutto quello che c'è intorno, più l'Afghanistan e tutti i centri di crisi. Era ovvio che questa gente in fuga avrebbe cercato di arrivare in Europa. E quindi c'è stata una cecità, forse colpevole, il che sarebbe ancora peggio. E poi, nel momento in cui queste persone, bisognose per lo più, sono arrivate in Europa, abbiamo avuto l'amnesia, abbiamo dimenticato Budapest, abbiamo dimenticato Praga, abbiamo dimenticato... probabilmente quelli che sono a questo tavolo non l'hanno dimenticato, ma molte persone hanno dimenticato Budapest, hanno dimenticato Praga, hanno dimenticato i Balcani. Hanno dimenticato anche quelli che, molto più banalmente, a metà degli anni 60 scapparono dalla Libia e vennero in Italia perché molti di loro parlavano italiano e qui furono accolti. Quindi le migrazioni fanno parte della nostra storia in un senso o nell'altro.
E quindi questo lo abbiamo dimenticato e adesso stanno reagendo male molti governi, soprattutto nell'est europeo, che è stato spesso fonte di migrazione molto evidente. Queste tensioni provocate dai governi stanno probabilmente provocando una frattura molto grave all'interno dell'Unione Europea, che in alcun modo deve essere sottovalutata, perché vedere l'Ungheria che litiga con la Croazia, la Slovacchia, la Slovenia, tutta questa nuova Europa che comincia a tirare su delle barriere per impedire i movimenti di gente che per lo più ha bisogno di aiuto, è un brutto segnale per l'Europa. L'Europa spaccata fra chi vuole la solidarietà e chi vuole i muri è un interrogativo che potrebbe creare anche un problema esistenziale per l'Europa stessa. Nell'ottobre del 2013 a Lussemburgo, dopo la prima grande tragedia di Lampedusa, gli 800 e passa morti, tutti quanti dissero mai più. Il presidente della commissione venne a Lampedusa, c'era la commissaria Malmström, Schulz e tutti quanti, e dissero mai più. E poi se lo sono dimenticati, perché finché c'è stata la commissione Barroso nessuno ha voluto disturbare i manovratori, c'erano elezioni europee, c'erano nomine da fare e nessuno ha sollevato il problema dell'immigrazione. Col cambiamento della commissione, con la commissione Juncker, che è forse il più socialista dei democristiani europei, qualcosa è successo. È stata messa sul tavolo una proposta che potrebbe in qualche misura cominciare a delineare una politica dell'immigrazione comune per l'Europa, e bisogna ricordare che quando si è creata l'Europa i governi hanno tenuto per loro la priorità di gestire l'immigrazione e non l'hanno condivisa a livello europeo, e quindi nel momento in cui la crisi è successa il problema è rimasto nelle capitali e non nelle istituzioni. La Commissione europea ha messo sul tavolo una proposta che è un buon inizio e gli Stati si sono spaccati. Nessuno è innocente in questa storia, non sono innocenti neanche gli stessi tedeschi che accolgono molto, non sono innocenti gli italiani che da anni lasciano passare gli immigrati e hanno controlli un po' laschi. Se poi riuscirà a essere fra noi, bisognerà chiedere al ministro Alfano come mai questi non vengono controllati e qual è il senso della responsabilità che l'Italia vuole fare veramente, oltre alla responsabilità grandissima delle autorità nel salvare. Tutto questo crea un grande problema di chi è la colpa, quanto rischia l'Europa e come se ne può uscire. E quindi questo effettivamente è un panel che può provare a darci delle risposte. Io vi presento gli intervenuti, ospiti di EUnews oggi. Dalla mia sinistra Marina Petrillo, è una giornalista, lei fa reportage dal terreno, è una giornalista vera, e lo dico anche con un po' di invidia perché io sono inviato sulla mia poltrona e lei è inviata sul territorio vero, e quindi la invidio un po'. Abbiamo Jean-Christophe Dumont, che è l'unica istituzione presente in questo momento, rappresenta l'OCSE ed è responsabile della divisione internazionale per le migrazioni. Abbiamo Marco Da Ponte di Action Aid, che è un'organizzazione umanitaria che fa un lavoro meraviglioso. Cominciamo con loro, abbiamo due defezioni dovute al fatto che in questo momento l'Europa sta cercando di dare a noi cittadini delle risposte. Ci sarà un Consiglio dei Ministri dell'Interno martedì che deve chiudere la ferita che è rimasta aperta l'altra settimana, quando non si è riusciti nemmeno a trovare un accordo sul principio della rilocalizzazione di 120.000 persone, e sottolineo il principio, non i contenuti, i modi, solo il principio. E mercoledì ci sarà un vertice europeo che spera di non dover risolvere la questione dei 120.000, perché se martedì ci fosse un fallimento e la questione dei 120.000 andasse sul tavolo dei capi di Stato e di Governo, facciamo notte e non so dove andiamo a finire. Pertanto proviamo a sentire le voci. Io invertirei l'ordine dei partecipanti, di solito si dà sempre prima la parola alle istituzioni, invece vorrei dare la parola a Marina per continuare il nostro viaggio dal basso. Abbiamo ascoltato Medici Senza Frontiere, chiederei ai nostri interventi di essere più brevi di me. Marina, se vuoi cominciare dal basso. Eccoci qua, sì. Grazie. Premetto molto velocemente che sono molto contenta di essere qui anche con MSF Action Aid, perché è anche grazie a queste organizzazioni non governative, non soltanto che qualche rifugiato in meno muore in questi mesi, e ne abbiamo visti morire moltissimi, ma è anche grazie a loro se riusciamo a mettere insieme i pezzi di un racconto giornalistico che possa essere utile a quello che io credo poi sia la funzione del giornalismo, cioè a formare dei cittadini consapevoli che sanno che cosa sta succedendo.
credo che col tempo, di minuto in minuto quasi, avremo bisogno di sempre maggiori competenze. In particolare io sono molto curiosa di sentire Jean-Christophe, perché l'accesso che il giornalismo ha a questi materiali e a queste competenze che vengono studiate da decenni, questi argomenti vengono studiati da decenni, le risorse e le competenze esistono, ma il giornalismo raramente riesce a tradurle dalla competenza tecnica al lettore o allo spettatore, che tra l'altro non è neanche più, come sapete, un lettore o uno spettatore. Io lavoro prevalentemente, lavoro per una testata americana che genera giornalismo sui social media, con i social media. Ormai qualunque tipo di pubblico non è più soltanto un pubblico e fruitore, ma è anche generatore di informazione a sua volta, passante anche di informazioni, quindi la cautela e la competenza sono fondamentali. Quello che io ho visto, diciamo tra virgolette, sul campo, noi facciamo un lavoro un po' particolare, lavoriamo tantissimo con le testimonianze dirette attraverso i social media. Poi abbiamo avuto almeno due episodi di corrispondenze dirette da luoghi che noi consideriamo di frontiera per l'immigrazione, anche se nel mio caso di frontiera ormai simbolica. Io sono stata inviata a Lampedusa a luglio, ad agosto il mio collega greco, con tutto il peso della situazione greca che potete immaginare, che pesa anche sulla ricezione dei rifugiati, è andato invece a tenere un diario simile a quello che io avevo tenuto a Lampedusa sull'isola di Lesbo. A Lesbo c'è una situazione differente da quella che io ho visto a Lampedusa, dove, diciamo così, il primo impatto è già quello dei soccorritori con le persone che arrivano. Addirittura il capo della guardia costiera di Lampedusa mi diceva che li vanno praticamente a prendere, cioè riescono, vanno il più lontano possibile, gli vanno incontro per impedire appunto i naufragi nei limiti del possibile. A Lesbo invece sono i volontari, si occupano direttamente, mettendo con l'acqua fino alle ginocchia, vanno letteralmente a prendere i gommoni che arrivano sul bordo dell'isola. E una delle cose che mi ha molto colpito delle testimonianze che hanno questi volontari hanno dato al nostro corrispondente è che la prima cosa che dicono, una delle primissime cose che dicono le persone, a prescindere dalla loro provenienza, sono principalmente siriani e afghani che arrivano lì, è: noi non siamo questo, questa è una cosa che ci sta succedendo, ma noi non siamo così. E credo che questo sia il primissimo insegnamento culturale che ci viene dall'incontro con i rifugiati, ma anche con i migranti economici. Io su questo sono molto, anche molto, molto attenta alla piega che sta prendendo il discorso su questo, perché diventa pericoloso creare, diciamo così, migranti di serie A, migranti di serie B. Poi si comincia anche magari a discriminare sulla base del colore della pelle, della provenienza, dell'efficienza economica, di quanto sono in grado di contribuire ai nostri paesi. Sarebbe un discorso lungo. Però la cosa che loro dicono è: quello che ci sta succedendo, la guerra, la povertà, regimi dittatoriali, carenza di risorse che magari sono state poi le multinazionali europee o occidentali a espropriare in qualche modo, e quindi noi abbiamo anche una responsabilità verso queste persone, sono esperienze temporanee, non definiscono l'identità di queste persone. A queste persone sta accadendo qualcosa, e sta accadendo, se vogliamo accettarlo, sta accadendo anche a noi attraverso la loro esperienza, e questa esperienza va condivisa a un certo punto, non si può cacciare fuori, non si può tenere fuori dalla porta, va incontrata, abbracciata, vissuta, condivisa, e loro ne portano sicuramente la parte più onerosa e dolorosa. Di sicuro la questione dei percorsi sicuri che sentivamo adesso è la priorità in questo momento, però la cosa che a me preoccupa moltissimo, che è quello che ho visto in questi mesi, è che si è supplito a un'assenza politica fortissima con il volontariato, la generosità, non sempre, non ovunque, ma una forte generosità popolare, diciamo così, empatia. Lo si è visto in Ungheria, dove il governo va da una parte e le persone per strada vanno da un'altra, con lo sforzo delle organizzazioni non governative, che però non possono sostituirsi ai governi e men che meno alla Federazione Europea, con la carità cristiana, con appunto il contributo volontario, con il cibo portato nelle stazioni, pannolini, eccetera. Tutte queste cose sono fondamentali, sono un aiuto fondamentale, così come il finanziamento delle organizzazioni non governative, ma non si sostituiscono alla politica. E io penso che l'Europa su questo crinale sta scivolando dalla parte sbagliata, sta dimostrando un fallimento innanzitutto etico e culturale, quasi fondativo della sua stessa natura. Questa è la prova su cui l'Europa si misura.
che debbano essere i singoli leader di governo ad affrontarla o a trovare delle soluzioni di ripiego, perché mi sembra che anche quella della Germania in queste settimane sia stata, diciamo così, una soluzione di ripiego, è preoccupante. Quello che vediamo noi sono persone vere. In alcuni casi, per esempio nel caso della Siria, sono rifugiati generati da un conflitto che l'Europa non ha voluto affrontare, si è messa in tasca facendo finta di poter girare la testa dall'altra parte, e naturalmente non poteva essere così. E oggi è anche molto comoda, mi sembra, la spiegazione dei talk show sul fatto che è tutta colpa dell'ISIS, no? Cioè tutto nasce dall'altro ieri. No, non è così, è nato 4 anni fa e avremmo dovuto immaginarlo. Queste persone spesso sono le persone che hanno più mezzi per partire, sono le persone che avevano qualcosa da parte, sono le persone che faranno parte di quella che una volta era la buona borghesia o la borghesia siriana, se vogliamo trovare un paragone per forza con la nostra vita. E che c'è una classe sociale di ancora più sfortunati dopo questi, e io in particolare li vedo moltissimo nelle persone centrafricane che ho incontrato, che perché non hanno i soldi che servono a pagare il trasporto illegale e quindi a cacciarsi in quella situazione in Libia che sentivamo poco fa, muoiono nel deserto cadendo dal retro dei camion, ragazzi che qui andrebbero all'università. Menti anche, devo dire, io ne ho incontrate brillantissime, persone che di cui invidio l'energia e ne sono gelosa e vorrei che il mio paese in qualche modo la diciamo così valorizzasse. Mi fermo qua, ci sarebbero tante altre cose, ma mi sembra di aver già portato via troppo tempo, ci sarà sicuramente poi magari l'occasione. Avremmo senza dubbio ancora tempo, andiamo con un'oretta, dai. Ci torniamo senza dubbio, quindi torniamo al tema dell'assenza politica e della denuncia della cecità dei governi. Io vorrei continuare ad andare bottom up, cioè dal basso all'alto, e dare la parola a Marco De Ponte. Condividi quanto si è detto fino a questo momento? C'è stato lo sforzo delle organizzazioni non governative di sostituirsi agli stati membri carenti? E c'è effettivamente una separazione fra i governi cattivi e i cittadini generosi? C'è un cortocircuito di governi paurosi? Come l'avete vissuta voi? È messa così, è veramente dura, no? Però io penso che, come dire, sia difficile magari non ripetere delle banalità. Parto però su questa sollecitazione dicendo che l'altro ieri stavo a Londra e c'era sui giornali inglesi un gran discutere di come nel lungo periodo eventualmente accogliere questi 20.000 persone che generosamente il governo Cameron con grande concessione riteneva di poter accogliere. E quindi la riflessione, diciamo, che quelli che di noi si occupano di guardare i fenomeni nel loro insieme, quindi Action Aid per esempio è tra quelle organizzazioni che non fa prettamente lavoro diciamo di emergenza umanitaria, c'è chi lo sa fare meglio di noi, poi per carità ci troviamo anche noi a Lesbo e anche noi con l'acqua alle ginocchia, però il lavoro di quelle organizzazioni che cercano di interpretare i fenomeni possa essere soprattutto nel cercare di chiarire di che cosa stiamo parlando, perché poi la dinamica popoli buoni, governi cattivi cresce anche sulla cattiva informazione delle persone che un po' non hanno tempo di informarsi, un po', come dire, hanno bisogno di essere informati attraverso degli slogan e poi come dire, si perdono magari nelle cifre. Allora, quello che a me sembra utile fare sempre è dire: un'organizzazione come la nostra fa la prima accoglienza a Lesbo, lavora appunto da 3-4 anni nei campi di rifugiati in Giordania e Libano, che, come dire, non è la novità di quest'estate, ma è forse più sostanziale, perché lì sono 4 milioni, non sono 400.000 persone. Lavora su questa dinamica dei rifugiati, perché questa, come ha detto Gabriele Minente, è, diciamo, almeno percepita come una crisi di rifugiati, di persone che scappano
dalla guerra in buona sostanza. Ma noi facciamo anche poi un lavoro che cerca di vedere come queste persone, una volta che sono andate da un punto A al punto B, perché sono 60 milioni di persone, come abbiamo detto, che sono costrette a muoversi, come vengono eventualmente integrate. Allora, in un paese come l'Italia, per essere molto chiari, noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca insieme ad altri soggetti, abbiamo cercato di fare, se vogliamo, controinformazione. L'altro giorno abbiamo pubblicato insieme a Open Polis tutta una serie di dati su come vengono, su come vivono, diciamo, gli stranieri residenti in Italia, che anche qua mettiamo le cose in relazione, abbiamo 5 milioni di persone che sono necessarie allo sviluppo del nostro paese. È una cosa diversa da come gestire 20.000 persone che arrivano in un potente paese come la Gran Bretagna. 5 milioni di persone che sono necessarie al nostro sviluppo e che ci rammentano il fatto che ormai non esistono neanche politiche nazionali e politiche internazionali, cioè noi che ci occupiamo di cooperazione internazionale, che facciamo le pulci allo Stato sull'aiuto pubblico allo sviluppo, diciamo che queste politiche, quello che si fa in altri paesi, devono essere coerenti con le politiche migratorie, deve esserci diciamo una visione che vada oltre l'accoglienza o la non accoglienza ai muri, diciamo in quella che viene percepita come, come un'emergenza. E quindi poi faccio sempre degli esempi, perché forse siamo anche un po' strilacciati, uno verrebbe da dire, su tutta la filiera, però noi ci occupiamo anche, per esempio, di vedere come gli stranieri in Italia hanno più o meno accesso a quel poco di welfare che ci rimane. In 12 città italiane abbiamo studiato come viene eseguita la misura della social card cosiddetta, e abbiamo provato a vedere se, fatto salvo, come dire, che i migranti regolari teoricamente hanno gli stessi diritti, se poi nella pratica non sono queste persone che, come dire, hanno problemi di accesso reale a quel welfare che c'è. Siamo, diciamo, proponiamo insieme ad altre organizzazioni una cosa di cui solo l'Italia e un altro paese europeo non sono dotati, cioè un reddito di inclusione sociale. E vediamo che sicuramente i migranti hanno condizioni d'accesso al welfare minori, condizioni d'accesso al lavoro meno importanti. Insomma, cerchiamo di fare questo lavoro per chiarire un po' le cose ed evitare anche quella dinamica buoni da una parte, cattivi dall'altra, eccetera. A me sembra corrente, diciamo, il dibattito quindi che viene fatto in questi giorni su quale manovra finanziaria si può fare in Italia. No, adesso si discute di come usare questo tesoretto. Questo tesoretto deriva dal fatto che siamo meno indifendibili di qualche tempo fa. E quindi, per esempio, la questione, avrei chiesto anch'io al ministro Alfano se fosse qui, la questione di come si tratta, diciamo, quello che Renzi chiama uno sconto, oppure che più tecnicamente si chiama neutralizzazione, cioè come possiamo utilizzare fuori dai parametri del 3% le risorse che eventualmente servono per gestire cose di comune interesse, tra cui le politiche migratorie. Questa è una partita che apparentemente, da quello che si capisce, può valere 3 miliardi, non 3-4 miliardi. Allora, una volta che è chiarito come queste risorse devono essere, in base ai numeri che abbiamo, perché è vero che i numeri sono freddi, però poi sono anche importanti, a noi interesserebbe molto capire se, prima anche di posizionarci, diciamo così, se queste risorse devono andare a cercare la gente in mare, devono andare a fare la prima accoglienza, devono servire per la seconda accoglienza o servono per integrare nel welfare italiano persone che a un certo punto, dobbiamo renderci conto, sono persone di cui noi abbiamo bisogno. Quindi ActionAid fa questo lavoro a tutto campo. Ripeto, forse la cosa più importante è che siamo nei campi in Giordania e in Palestina, però lì ci rendiamo conto, come a Lesbo, che facciamo sì un lavoro sostitutivo, perché non dovrebbe essere quello.
un lavoro invece non sostitutivo, incentrato sulla capacità dei cittadini di chiedere accountability alle istituzioni, di chiedere conto quindi di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, lo facciamo in un'altra maniera e anche forse meno visibile. Penso che questo sia un ruolo importante che assolutamente possiamo giocare insieme ai media, lo diciamo sempre, ci vuole un po' di pazienza nell'andare a guardare i numeri. Cerchiamo, io lo dico con tutta tranquillità, cerchiamo anche tra organizzazioni della società civile serie di non duplicare gli sforzi l'uno dell'altro, perché poi la vulgata con la quale come dire, si tende a narrare questa cosa è che i buoni sono quelli che estendono la mano per tirare fuori qualcuno dall'acqua e gli altri chissà come usano le risorse e chissà se lo Stato non potrebbe fare meglio e via di seguito. Quindi penso a ciascuno il suo ruolo. Di governi, e la chiudo qua perché torno sulla domanda iniziale, i governi ce n'è però proprio di cattivi, nel senso che cioè, diamo anche pane al pane, cioè Orban è un fascista, cioè, diciamolo così, perché l'Europa in passato ha saputo diventare quello che è un esempio se vogliamo per il mondo, ce ne siamo un po' disinnamorati perché noi non ci ricordiamo da dove veniamo, perché ha detto no a certe cose, ha detto no ai muri, ha detto no ai fili spinati. E quindi io spero che l'Europa dei popoli, che sia organizzata in associazioni di attivismo civico o che sia organizzata in un'altra maniera, sappia continuare ad andare nella direzione per la quale più o meno con alti e bassi ormai per 60 anni è diventata un esempio unico. Allora, grazie a Marco da Ponte. D'altro canto, se i governi fossero efficienti, voi sareste disoccupati, diciamo la verità. Quindi non, c'è un po' di inefficienza e magari vi aiuta. No, parte gli scherzi, la situazione è effettivamente drammatica a livello di base. Arrivano, l'assistenza, c'è della gente straordinaria come loro che li aiuta ogni giorno, anche i cittadini normali. A Bruxelles sono arrivati migliaia di rifugiati che sono stati aiutati dalla gente, c'è stata una corsa meravigliosa alla solidarietà, tant'è che a un certo punto hanno dovuto interrompere perché c'era troppa roba che arrivava. E il governo belga, che è sempre straordinariamente pragmatico, ha gestito tutto quanto sino a questo momento senza grandi clamori. Ora io vorrei chiamare in causa Jean-Christophe Dumont. Abbiamo parlato di cosa succede sulle spiagge e ai confini. Se posso considerarla l'uomo un po' dei numeri e delle analisi, se ci vuole magari provare a dire quanto effettivamente è elevato il rischio di allerta in cui ci troviamo in questo momento, quanto è grave la situazione e se abbiamo già oltrepassato il punto del non ritorno oppure se possiamo ancora salvarci e come. 3-4 ore. Well, thank you very much, and first of all, my apologies for not speaking in Italian, French or English, but unfortunately, no Italian. I want to echo what has been said already with very strong words and very practical example from the ground. This is an unprecedented crisis, but it's also a crisis which is appalling and an acceptable human cost. So we should always keep that in the back of our mind when starting to describe maybe the phenomenon in more technical ways. We should always think about these people who are on the boats at this very moment and risking their life. It's clear that this crisis is much more challenging than the previous ones, and when I say the previous ones, I also think about what has happened in the early 1990s with Yugoslavian wars. But why? Why is it so difficult to manage it? I have 7 points. I know 3 works better usually, but fortunately I'll have to go through 7. First one is the numbers involved themselves.
we will probably record as much as 1 million asylum applications in Europe this year. This is an historical figure. Out of this number, probably 400,000, 450,000 will get refugee status. Again, this is a very high number for one single year alone. But also what makes it difficult is, I think, the fact that there are people are entering through a limited number of entry points. And it's all concentrated in a couple of islands, in Italy and in Greece. And we've seen in Hungary, you know, in a very specific place in the border. So that puts a lot of pressure on the communities in these areas. But that also contributes to convey very strong images, some of which we cannot even sustain. And that's part also, I think, of real difficulty. Third point is that we see a big mix in terms of countries of origin and also a strong concentration in terms of country of destination. If I look at asylum application, in Italy, Gambia is number one. In France, Kosovo is number one. In Germany, Kosovo also. In UK, Pakistan. In Sweden, it's Syria. So in each country, the main nationalities who are applying for asylum are very different. Obviously, Syrians, Eritreans, Afghans, Iraqis, making a big part. But if I total for the first 6 months of 2015, Syrians, Iraqis, and Eritreans, in Europe, they only make a third of asylum application. So it's huge mix, much more important than in France. And obviously, that creates a number of difficulties in dealing with this inflow and addressing the root causes as well. But in terms of destination, we see, and this is not new because this was also the case in the 1990s, it's very much focused on few countries. But the entry doors, as we said, Italy, Greece, Hungary, they feel a lot of the pressure. But in terms of main destination, we can see Germany, which has probably between 40 and 50% of all asylum application right now. And in terms of per capita, Sweden, Austria, a bit less than 1% of the population in terms of new asylum application every year. And for others, like the UK or France, the numbers are almost flat. We don't see any real increase in asylum application. So that's also part of the context that we should understand. Fourth is technology. More than ever, people and smugglers are responding very quickly to any announcement. They adapt, they are very quick. And we can see changes in routes, in the number of people, depending on the announcements of political results, maybe of a summit or of a leader, but also if one border closed, then people will move immediately to another entry point. So the reactivity is much, much greater, and the information flow is much greater than it was before. Fifth, the economic context. And the sensitivity of a public opinion on migration issue. Obviously, we are coming out of a crisis, and some of the countries which are the most exposed have felt the crisis very hard. And that's the case of Greece, for example. And we still have millions unemployed coming out of this crisis in Europe, and that obviously has an impact on the reception in the public opinion of this new inflow of people. But also, for example, we've seen going through this crisis bigger disparities across Europe in terms of the economic condition. Germany, you know,
being in a good shape from an economic perspective, and with huge disparity in terms of economic situation across Europe. That's also a point of context to have in mind. The sixth one is the importance of unaccompanied minors. It's not a new phenomenon, but as happened, that was happening before. But the number of unaccompanied minors is increasing. And obviously, this is a group which is very, very difficult to deal with. Many of them are coming close to the end of a mandatory school age. So they don't necessarily have any school level, and how you can bring them into the school system or make them fit for the labor market and what sort of support they need in terms of housing, in terms of welcoming. This is very, very challenging, and this group is increasing in the current context. And last but not least, seventh is very different from previous crises, is the fact that both in Libya and in Syria, we don't see any ending points. I'm not saying that things were, you know, very obvious in the context of the 1990s, but at least there were some process to address the crisis, the root causes of the crisis in this origin country. But this is not the case. We don't see short-term progresses in both Libya and Syria, and probably we'll see more people coming before they start to be less people. So all that creates a very difficult context to find collectively a solution. But what I want to say today is obviously that Europe has both the means and the experience to cope with this crisis. This is not the first crisis. We've heard the numbers. They are big in some respect, but they are small in others if you compare to the European population. Also, if you compare to some of these previous crises, which were also big, it's bigger this time, but it's not 10 times bigger. So we can manage it. That's not an issue. We can manage it if we rely on the values of the European Union, which is humanity, which is solidarity, which is a very key word here, obviously. But we know here that no country alone can address the crisis. Not even Germany alone cannot address the crisis. So we need to act collectively, and the sooner European countries can find together the start of a solution to this problem, I think there are interesting proposals from the Commission on the table, and the sooner they can find an agreement, the better it will be. With that, we should not forget one important point that my colleague just referred to, which is what will come next. So it's not only about dealing with the emergency, it's also dealing about the next steps and what will happen in the medium and longer term. I know it sounds sometimes a bit strange to talk about that, but we need to make sure that those who get refugee status, for example, get a foot in the labor market and in our society as soon as possible, because we know from previous experiences that if you don't have in place the integration measures to help these people to find their way as soon as possible, then you're going to have long-term costs which are going to be much higher. So it's in our own interest, it's in the interest of these people, obviously it's in our own interest to have in place all the integration measures that would enable these people to start a new life and to be successful. Obviously, when you come as a refugee, you know, you didn't anticipate your travel. You came without any plan. You don't speak the language. In most cases, you don't have your diplomas. You don't have any documentation, proper documentation in your suitcase. You went through terrible things, and we heard some of them. And, you know, these people will not, you know, go to the employment agency tomorrow and just start to queue and look for a job. It will take time. And we need to help them. We need to invest. We need to invest in language training. We need to invest in schools. We need to invest in preparation to integrate the labor market beyond the emergency measures that we also need to obviously put in place. If we don't do that, we will face more difficulties down the line. And obviously, you know, going back to the public opinion, we know that if integration fails, everything fails. We all fail to convey
The message is to these people, to the public opinion, that migration is not a threat, that migration can actually be beneficial to our economies, and that beyond humanitarian obligation, it's also in our own interest to address this question the best possible. Today, migration, and this crisis in particular, is driven by fears. Our reactions are driven by fears. Fears about the local impact, fears about the fiscal impact, fears about terrorism, fears about these people who look like strangers. If we continue in this route, obviously we will fail. Thank you. Vorrei insistere con una domanda a lei, Monsieur Dumont. Lei ha detto che bisogna integrare queste persone nel mercato del lavoro. Se però lei esce, va in centro per Roma e dice a un disoccupato che questi migranti sono necessari per l'economia, come la maggior parte degli economisti e la maggior parte degli esperti dell'economia sostiene, ma lei va da un disoccupato romano a dire che abbiamo bisogno dei siriani, degli immigrati per la nostra economia, lui probabilmente le risponderà in malo modo. Come potrebbe convincere un disoccupato romano o milanese che sia che lui è disoccupato ma ci servono anche gli altri? Well, my short answer would be the economy is not a cake. So we don't make slice and share a cake between more people. When more people come, the size of the cake grows. And so they don't take anything out of us, they bring something more. They bring something more to the extent that we can make sure that they are in a position to contribute, which is not obvious because of all the others I've mentioned. Obviously, I'm not sure I will convince that person, but this is something that we should repeat constantly. This immigration is not impacting negatively wage. Migration, from all the evidence that we have, does not increase unemployment. Migration does not has a negative fiscal impact. Actually, in most European countries, immigrants pay more in tax and social contribution that they receive in individual benefits, including here in Italy. So we should repeat these messages. Obviously, convincing people who are themselves looking for a job in a difficult situation is difficult. I think it's also very important that every action that we take regarding migration, including integration, does not look like it's part of a bigger package. So it's in the context of active policy to enable these people to find job. So it's not one or the other. We should play on all policy levers at the same time: activation policy, developing skills, helping everyone to get a better chance in the labor market, and in addition, yes, take into account the specific cases of immigrants who are going to stay, because the experience tells us people are here and most of them are going to stay. Abbiamo detto che una parte della paura, cioè una parte del dramma che stiamo vivendo, soprattutto della divisione che c'è fra la politica e i cittadini, è dovuta alla reazione della paura, dall'incerto. Io volevo chiedere a Marina, sempre partendo dal bottom, dal basso, come si può convincere la gente a non avere paura? Perché questa mattina sul Corriere della Sera c'è un'inchiesta in un paese che rifiuta 25 rifugiati e argomenta perché non vuole cambiare la propria economia. Ci sono dei governanti che hanno detto noi non li vogliamo, lo ha detto Orban nei confronti degli islamici, noi non vogliamo gli islamici perché gli islamici modificano la nostra società e noi non vogliamo che la nostra società sia modificata, quindi credono che alzando il muro
Visto dal basso, che consigli visto dal basso in Italia credo che sia diverso che visto dal basso in altri paesi, quindi accolgo la tua provocazione. La prima cosa che farei sarebbe invitare un po' meno Salvini nei talk show, perché credo che ci sia, qui c'è qualcuno che è rimessa nel torbido, nel senso che non so quanti di voi hanno avuto la fortuna di leggerla, ma Repubblica qualche settimana fa ha pubblicato una lettera aperta del nostro Presidente della Camera, Laura Boldrini, che cito non perché Presidente della Camera, ma perché, come sapete, persona di amplissima e antichissima esperienza sui rifugiati. Lei è stata portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati prima di diventare nostro Presidente della Camera, quindi sa di che cosa sta parlando. La prima cosa che farei sarebbe affidare incarichi e politica a persone che da anni si occupano di queste cose. Laura Boldrini cita in un lunghissimo ragionamento che fa, che era una risposta a Juncker sulla caduta dei muri europei, che a sua volta era una risposta a Orban naturalmente, dicendo che la responsabilità culturale nell'immediato, nel giorno per giorno, nel paesino, dell'approccio degli italiani, delle persone comuni, dei lavoratori alla questione dell'immigrazione dei rifugiati è responsabilità dei politici, cioè che non è corretto scaricare sulle persone che si trovano nel paesino a prendere queste decisioni la responsabilità di essere sensibili, informati, colti addirittura su queste questioni. Lo dimostra, io non sono sempre d'accordo con lei, la decisione che ha preso Angela Merkel di sospendere unilateralmente una parte del Trattato di Dublino, cioè, lo dico per chi non lo ricordasse, la parte che riguarda l'identificazione nel primo paese di accoglienza come indicazione di quello che sarà obbligatoriamente il paese per la richiesta di asilo. Tradotto, siccome i siriani non prendono di certo l'aeroplano per arrivare da noi, e non possono, per arrivare da noi oggi e chiedere asilo in Germania, se volessero chiederlo in Germania, ma arrivano sicuramente o in Italia o in Grecia in un modo o nell'altro, sottoponendosi a mille pericoli, la Germania dice: sospendo l'obbligo di far sì che il tuo paese di asilo debba essere per forza il primo in cui arrivi e ti offro io la possibilità. Nel momento in cui Angela Merkel ha preso quella decisione, ha preso una decisione e l'ha comunicata anche in un certo modo ai cittadini, non tutti saranno stati d'accordo, nel momento in cui i neonazisti tedeschi bruciavano quattro strutture ampie che venivano in quel momento preparate per accogliere i rifugiati in 3 giorni. Io ho lavorato con le fotografie di quegli incendi e facevano veramente impressione. Quindi non è che Angela Merkel è andata incontro a un popolo, diciamo così, pronto e che l'ascoltava e la seguiva ciecamente. È andata incontro a un popolo nel quale ci sono anche questo tipo di manifestazioni di rifiuto. Il rifiuto è quasi sempre, come diceva Jean-Christophe, dovuto alle paure. Ma una delle paure, e questo partivo dalla battuta su Salvini, una delle paure è che sta passando, e la televisione non sta aiutando in questo, l'idea che esiste un'Italia di una volta, un'Italia che è di nuovo, per l'ennesima volta, come già fu negli anni 90, a rischio per l'arrivo dei rifugiati, religioni e lingue diverse dalla nostra, abitudini e consuetudini diverse dalla nostra, che ci portano via la cultura di un tempo che fu. Allora, prima di tutto l'Italia è uno dei paesi dove la cultura di un tempo che fu è più resistente in assoluto. Cioè ci sono dei punti d'Italia dove sembra che i cinesi non siano mai arrivati, mai esistiti, quindi siamo molto resistenti da questo culturalmente, per fortuna. Dall'altra parte però c'è una nostalgia di qualcosa che non è mai esistito, c'è una forma di talebanesimo culturale, e gente come Salvini ci marcia su questa cosa. In realtà appunto questa cultura pura, noi italiani poi, che siamo figli di tutte le culture del Mediterraneo, non esiste. Se si va a Lampedusa, e lì a me ha fatto veramente impressione, a Lampedusa Maroni riuscì a vendere il messaggio che era arrivata un'invasione di stranieri, un'invasione di selvaggi, no? E bloccò il flusso al punto da causare un ingorgo che poi si trovò, le cui conseguenze dal punto di vista delle paure si trova ancora a gestire oggi di Giusy Nicolini nella popolazione. Ma fino a quel momento, fino a un'emergenza creata artificialmente, Lampedusa è stata un posto di attraversamento storicamente, da sempre, e i lampedusani lo raccontano con grande fierezza. È un po' perché è lì, perché sta dove sta, e l'Italia in generale sta dove sta. Allora,
cercare di invertire un racconto artificiale che viene cavalcato in questo momento, che è quello che i migranti e i rifugiati vengono a cambiare la nostra cultura e a portarci via una fetta di lavoro, eccetera, eccetera, è un compito della politica. Della politica, non è un compito che aspetta, è dalla politica verso la società civile, non il contrario. La società civile cambia con leader ed esempi illuminati e ispirati e che trasmettano sicurezza, serenità, competenza. Questo secondo me ci vuole per spaventare meno quel paesino. Tra l'altro a proposito di Salvini è un caso di amnesia chiaro, se voi andate sul sito web della Ellis Island di New York, che era la porta dell'immigrazione negli Stati Uniti, c'è un sito meraviglioso con la banca dati di tutte le persone che sono state lì, e digitate il nome Salvini, vi escono più di 100 persone. Questo vuol dire che nell'antica migrazione italiana, fra la fine dell'Ottocento e il Novecento, più di 100 persone di nome Salvini hanno cercato fortuna negli Stati Uniti. La cosa interessante è che vengono da ogni parte d'Italia, dal Mezzogiorno come dall'Italia settentrionale, e quindi magari qualcuno sarà stato anche suo parente, magari è andato in America e magari ha fatto fortuna, quindi oggi magari produce dei finti pomodori, però italiani. Però comunque vada, c'è una memoria che va ricordata. Abbiamo poco tempo, proviamo ad accelerare. Io vorrei coinvolgere i nostri due, chiamiamoli NGO, su un tema molto reale. L'Europa chiede all'Italia di fare questi hotspot, che sono la parola nuova del linguaggio dell'immigrazione, sono questi centri di accoglienza in cui bisogna identificare in fretta, possibilmente entro un mese, chi arriva, in modo che poi abbia una sorta di patentino per girare in Europa ed essere accolto altrove. Vorrei sapere cosa pensate voi della fattibilità degli hotspot, se l'Italia è effettivamente in grado di farli in fretta come proviene, e soprattutto l'Europa ci chiede di farne dei centri in cui chi arriva fino al momento dell'identificazione deve rimanere dentro o comunque sotto controllo. Queste tre cose sono possibili in Italia? Veloce. Io non so se è questo che sta creando problemi. Sì, sì, non lo so. Ok. Dunque, bisognerà vedere innanzitutto come realmente verrà realizzata questa idea, questa ipotesi degli hotspot. Io prima richiamavo il fatto che noi abbiamo visto, riteniamo che ci siano stati dei miglioramenti dal punto di vista della gestione dell'accoglienza in Italia negli ultimi anni. Per citarne uno di questi citerei il superamento dei cosiddetti CIE. CIE che, come sappiamo bene, sono state anche un luogo di gravi violazioni dei diritti umani di coloro che vi erano reclusi, più che ospitati direi, nel corso degli anni passati. Evidentemente non vorremmo che fosse un qualche cosa che ci riporta quattro passi indietro. Bisognerà anche vedere da un punto di vista, mi viene a dire, molto pratico, che tipo di struttura verrà messa in piedi per gestire questi punti. Da quello che abbiamo letto, evidentemente si parla di contesti che conosciamo molto bene, si parla dei punti di approdo più importanti in Sicilia e così via, quindi per citare forse il contesto che conosciamo meglio, che è il centro di Pozzallo, credo che ancora in queste ore sia nuovamente in una situazione di inaccettabile sovraffollamento, se non altro perché sono sbarcate 344 persone e Pozzallo può contenerne grosso modo una metà. Quindi una struttura che è preposta nell'arco di poche ore, si suppone, a identificare persone che arrivano con sbarchi che facilmente, abbiamo visto in questi mesi, hanno superato le 1000 persone, deve essere una struttura organizzata veramente molto bene, perché sennò i rischi che ci siano, che si aggiunga dolore al dolore, sofferenza alla sofferenza, ad esempio con lunghissime permanenze in strutture che non sono pensate per una lunga permanenza, è un rischio diverso da zero. Quindi siamo molto cauti rispetto a questo. Ok, era Gabriele Minente di Medici Senza Frontiere. ActionAid, cosa dici? Sì, noi siamo d'accordo, una battuta, cioè se gli hotspot è il nome figo per centri di detenzione non va bene. Ci sono altre cose che sono in corso, va bene rafforzare l'idea di questa agenzia europea, l'EASO, va bene cercare di rafforzare gli SPRAR, cioè c'è tutto un sistema, come dire, che può funzionare bene o meno bene. Io, oltre a dire
che appunto bisogna essere cauti, perché poi appunto al di là dei nomi bisogna vedere che cosa c'è dietro, dico anche quanto mi è capitato di dire prima accoglienza, seconda accoglienza, quanto ci investiamo e quanto investiamo per poi andare oltre, in un paese che comunque rimane di transito il nostro, diciamo alla grossa. Quindi adesso nelle prossime settimane, nella trattativa con il resto d'Europa a partire da mercoledì e poi nella definizione della nostra legge di stabilità, penso che la cosa veramente importante sotto le sigle sia di vedere quali risorse per fare cosa, e noi cercheremo di fare la nostra parte per guardarci bene dentro. Marina, tu volevi aggiungere una cosa? Una curiosità per voi, se non sapete rispondere non sareste gli unici, però mi interessa moltissimo, ed è che noi incontriamo nel nostro lavoro giornalistico continuamente la citazione di un centro di smistamento, non saprei come definirlo, in Niger, le cui dimensioni sembrano proiettarsi come sempre più grandi, addirittura studiata come alternativa dall'Unione Europea per fare una sorta di filtro prima che gli aspiranti richiedenti asilo arrivino qui, e pochissimi giornalisti sanno raccontare questa cosa, è molto difficile, voglio sapere voi che cosa ne sapete. Noi non lavoriamo in Niger, quindi non vorrei dire stupidate, per cui se lo sa Gabriele. No, non ti so rispondere in maniera precisa, nel senso che è un tema di cui abbiamo sentito parlare, più che altro anche come un progetto che era stato in qualche modo ideato, proposto da qualcuno di casa nostra. Non ti so però dire con concretezza a che punto sia questo progetto e come questo funzioni, quindi rischierei di dirti delle banalità. Allora, ok, lo andiamo a vedere, lo googliamo e vediamo che succede. Prima di chiudere io vorrei fare una domanda a tutti e quattro e vi prego di dare una risposta più breve della domanda. Nel senso che martedì, come abbiamo detto, si riuniscono i ministri degli interni dell'Unione Europea. Si tratta di dare l'assenso politico all'impegno, e solo all'impegno, di ripartire 120.000 persone nei prossimi anni. C'è la possibilità che si trovi un compromesso, magari un po' vuoto, ma comunque un compromesso politico che tenga tutti insieme, oppure c'è la possibilità che si vada ad un voto in cui ognuno dovrà prendere le proprie responsabilità. Uno per uno, secondo voi è meglio un finto o comunque un compromesso debole o un voto che metta in chiaro le cose fra i paesi dell'Unione Europea? Cominciamo da Gabriele. Meglio il voto o meglio il compromesso debole? Io penso che siamo di fronte a una situazione che non può comportare ulteriori rinvii. Quindi sinceramente, anche se evidentemente è doloroso e anche pericoloso creare un'ulteriore lacerazione, io penso che siamo in un momento in cui rinviare ulteriormente una decisione crea anche una situazione di poca fiducia nei confronti delle nostre istituzioni, che è ancora più pericolosa forse. Okay. Marco. Per l'Europa è sempre il compromesso, per le persone è sempre la decisione. E per te? E per me la decisione per il breve periodo, la soluzione di lungo periodo va trovata con dei compromessi. What I would really like to see on Tuesday and Wednesday is a decision on the structural aspects, on what has been put on the Commission for a compulsory and structural reallocation mechanism. That would really be an important step forward. Maria. Sarei tentata di dire che per il bene dell'Unione Europea sarebbe meglio andare a giocare a carta scoperta e allo scontro. Chi sta da che parte per fare che cosa, però la situazione è talmente pericolosa, è talmente preoccupante, che credo che forse ci andrebbe bene per adesso anche un compromesso. Allora, tutto questo, no, questo è tuo, non mi serve. Tutto questo lo vedremo fra martedì e mercoledì. Io spero che questo dibattito abbia perlomeno sollecitato in voi un po' di curiosità, se non è riuscito a dare delle risposte. Martedì c'è un consiglio degli interni importante, mercoledì un vertice europeo. Vi invito a seguirlo su EU News, che è l'organizzatore, ma anche sulla Stampa, perché ce la giochiamo. E vi ringrazio tutti quanti per essere venuti qua, ringrazio i nostri ospiti, gli organizzatori e gli sponsor, e ci vediamo presto se avremo la fortuna di farlo. Grazie molto.